fans, nella prima parte di questo viaggio siamo partiti da Bema in direzione Passo dello Spluga. Dopo aver percorso tutta la statale, abbiamo iniziato a salire al passo, dove abbiamo trovato un po' di traffico e soprattutto abbiamo trovato un camioncino che pensavo toccasse nel soffitto delle gallerie. Dopo una salita senza grandi emozioni, siamo arrivati in cima al passo, dove ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la seconda parte di questo viaggio. Buona visione! Porca miseria, piano. Oh là, bene, adesso dovremmo esserci. Strada lì sotto, molto bella, anche se un po' strettina. Ma questa galleria qua, cioè questi cosi qua? Non so, c'era un ingresso e poi c'è tutta sta roba. C'era una specie di boccaporto di ingresso dell'hangar. Sarà una sorta di deposito, non lo so. Un ricovero per le mucche. Vedi che c'è. Ah, guarda che di lì c'è l'ingresso. Ah, sì. Boh, c'è una porta comunque. Guarda i vitellini! Eh sì, guarda come mangia l'erba. Sono proprio belle le mucche. Sì, mi sembrano un po' tonte, eh. Ah, è questa la dogana? E sì, non c'è qua nessuno. Sì, ma è finta. Sì, ma zia, falla un po' più di qua la curva. C'ha 200.000 anni. Sembrava una mummia. Mi. L'hai vista in faccia? Sì. Sembrava tipo. Hai presente le mummie quando poi le smummiano che le tengono dentro le teche, tipo il museo egizio? Ma che schifo. Comunque sto perlustrando il territorio per cercare un punto dove fare la pipì. E comunque c'ha degli avvallamenti notevoli su certe curve, eh. Sì. Porca Bernarda. Ma perché è un po' strettina? Porca miseria, sei stretto. Guarda tipo quello dove è andato a fare il tornante, totalmente contromano. Però in effetti se c'è la moto un po' pesante, con sulla persona dietro, se non allarghi i tornanti è un casino, eh. Sì, infatti, boh. Ha visto che non scendeva nessuno, l'ha allargata. Io non riuscirei a portare qualcuno. Ma io mi ricordo le poche volte che ho portato te e che non erano, cioè non è che avessimo fatto molte ore. Comunque avevo la schiena a pezzi. Ogni volta che acceleravo ti aggrappavi e quindi mi tiravi indietro e mi dovevo tenere con le mani. Ogni volta che frenavo, ovviamente ti spalmavi nella mia schiena. Oltre a reggere il mio peso, dovevo reggere anche il tuo. E sì, alla fine tornavo a casa che ero disfatto. Cioè, chi proprio di default si porta la tipa dietro deve essere bello allenato perché, cioè, ti ammazza, secondo me. Sì, non deve essere facile. Beh, comunque tutti i tornanti dello Spluga praticamente sono finiti. C'è Lady KTM che è in difficoltà nel cercare un angolo pipì. Guarda quante mucche. Potresti metterti a quattro zampe, camuffarti tra le mucche e far la pipì come loro. Mi mancherà tutto questo quando tornerò in ufficio. Sì. Ma poi c'è il cielo proprio azzurro, azzurro, Sì, qua è proprio spettacolo di giornata. Sai perché il cielo è così azzurro? Perché non c'è inquinamento. azzurro. Attenzione, mini enduro. Ora ci addentriamo nel paese di... Cos'è? Splugen. Splugen. Bene. Vedi, Splugen grigioni. Regioni 50, un po' le zaie. Però il tipo mandava i messaggi con lo smartphone in bici. Ah, Non va mica tanto bene. e qua c'è questo è il verde, sì, e quindi no. Beh, adesso devi seguire le indicazioni per San Bernardino, evitando però di prendere l'autostrada. E E sarà per forza qua. beh, sinistra. Eh sì, sinistra, sinistra e sinistra. Sarà la statale che costeggia l'autostrada, come dall'altro lato. Comunque è 50, non 25 il limite. È meglio essere prudenti. Scule.
scule, sculetti. In questi paesaggi mi sembra tipo di sentire l'eco quello del Trentino. Yodel, quello? Sì. Le yodel? Beh, comunque andando in là a un certo punto la valle finisce e devi salire per forza a San Bernardino. Quindi basta seguire i cartelli blu finché non finisce la strada e ci arriviamo. Ok, medels. Comunque Lady KTM oggi fa da guida. Comunque il limite in autostrada è uguale a quello della statale, per dire. Minchia. Sì, a parte che autostrada, cioè sì, è un'autostrada ma ha una corsia per senso di marcia. Sì, infatti non so che tipo di autostrada. No, qua è 100, attenzione. Guarda quella montagna là che parete rocciosa, verticale, che ha in cima. Guarda com'è rilassante. Sì. Questa andatura da... passeggio proprio. Passeggio e tutte queste montagne belle, verdi. La chiamerei andatura Harley Davidson. Perché l'azzurro e il verde sono dei colori che rilassano. Comunque quelle giornate qua con questo cielo azzurro proprio così, con due nuvole giusto di numero, sono rare, eh? Soprattutto nel, cioè proprio sulle Alpi interne. Minchia, ma è stretta, eh? Ma è due corsie, siamo sicuri. E come fai a passare? Se quando incroci il pullman ti butti nella boscaglia. Ah. Anche perché immagino fosse senso unico, il pullman ci avrebbe suonato, quelli dietro non sarebbero, sarebbero anche loro nella nostra direzione. Beh, ma qua se trovi una macchina, buh. Qua è bello stretto, sì, eh. Quindi dove vado? Ma dritto, dove vuoi andare? Ti ho detto che è sempre dritta. Qua? Luna Colombo e la conoscenza delle strade. Shasplats. Raga, come la strano bene. Che voglia comunque. Quindi dove vado? Ah, di là. Così a spanne direi dove c'è il cartello del passo, però attenzione, siamo arrivati a San Bernardino Pass. E qua avanti ci dovrebbe essere una struttura militare gigantesca che ho visto da Maps. Tipo là dove c'è quella luce rossa che lampeggia. Un po' come la tua freccia che non spegni mai. Dove c'è un coso, luce rossa? Sì, tipo tutto lì in fondo nella valle dovrebbe essere una sorta di struttura militare. Vedi minga, eh? Ma non è che è giù nella valle. Vabbè, qua è 80, giusto? Sì, qua è 80. Facciamo questo San Bernardino mai fatto in vita nostra. Quante strade nuove anche quest'anno che vi portiamo a vedere. Che bella la Svizzera. Lady KTM oggi in forma. Informissima, attenzione. Guarda che c'è tipo, una roba strana là. Luna, in fondo alla valle c'è una struttura militare. Non la vedo. Oh, guarda una cosa strana in fondo alla valle. È sempre la struttura militare di cui tu parlavo. Ma sembra una strada. Ma non so cos'è, magari è una sorta di aeroporto militare, una base segreta, non lo so. Mi piace questa idea di guardrail innovativo. Bello, per carità, bello. È un guardrail eco-friendly. Molto eco-friendly. Non tanto friendly se ci vai addosso. Comunque mi sembrano carri armati quei robi marroni, cioè neri. Comunque va super potente di tornanti sto passo, eh. Sì, è molto fico. Molto fico fico. Sono fico, sono fico. Sì, eh. Anche secondo me sono quei carri armati. Sono pronti a invadere l'Italia. Sì, beh. Meglio non invaderla. Solo rogne. Sì, infatti non penso gli convenga. È Luna, sì, son carri armati quelli, eh. Sì, eh. Magari se c'è qualche fans svizzero, e sono sicuro che ci sono, se sapete esattamente cos'è quella base salendo a San Bernardino, passando da Splügen, ditecelo, che almeno poi lo sappiamo anche noi con precisione. Mannaggia quanti tornanti sta strada. Fighissima. Proprio bella. Cioè, che poi sono stretti, eh. Però è bello. Guarda come si scavano nella roccia. Ma cos'è quella roba là? Beh. Guarda come si insinua. La mette nel mirino.
E non ci penso proprio a lasciarti il mio posto. C'è largo per prendere metri. Qui e qui. Appena dietro. Lì di KTM fai tornante in prima per avere più spunto. Ma perché ho paura che mi si spenga la moto. Io lascio seconda. Sfrutto la coppia del monocilindrico. Struttura non ben identificata. Merda. Ciao fans, parlo a bassa voce perché c'è Luna che è andata a dormire. Infatti sono 00:30 in questo momento e domani mattina si deve svegliare presto, quindi non voglio fare troppo casino per non svegliarla. Intervengo a questo punto del video solo per dire che quella sera, dopo essere tornati a casa, facemmo una storia chiedendo se qualcuno sapesse cosa fossero quelle costruzioni in cemento armato che c'erano sui passi svizzeri. Un ragazzo svizzero ci ha risposto spiegandoci esattamente cosa sono, quindi adesso ve lo spieghiamo anche noi. Praticamente sono i condotti che vengono posizionati in corrispondenza dei tunnel, infatti tipo ci sono a San Bernardino, al San Gottardo, solo per citarne due che avevamo già visto e che anche in altri video quando ci eravamo stati ci eravamo chiesti a cosa servissero. Quindi praticamente quello più grande a forma di fungo serve a far entrare aria all'interno dei tunnel, mentre quello più stretto a forma di ciminiera serve per far uscire l'aria dei tunnel. Questo per creare un ricircolo costante di aria. Ovviamente nei tunnel circolano le auto, quindi questo permette di avere sempre aria fresca e meno inquinata all'interno dei tunnel, a differenza di come vediamo in Italia, dove spesso ci sono quei mega ventilatori appesi ai soffitti, ma che poi nella sostanza sono fermi e non girano le pale, e quindi poi l'aria dentro i tunnel, soprattutto quando si fanno in moto tunnel molto lunghi, si sente che l'aria è veramente terribile, anche nei tunnel corti dove c'è traffico, tipo in Valassina quando tornate alla Valtellina che fate il tunnel sotto l'Ecco Città, che c'è sempre la colonna di macchine. Ecco, quando entrate in quel tunnel lì in estate, cioè veramente viene da svenire dalla quantità di gas di scarico, dalla puzza, dal caldo che c'è lì dentro. Quindi in Svizzera usano questo sistema per avere il ricircolo d'aria all'interno delle gallerie. Quindi, detto questo, spiegata questa cosa, visto che ormai sono qua, vi ricordo di passare dal nostro shop. Vedete qua il banner e vi ricordo che il link per andare nello shop è nella descrizione del video. Concluso anche il momento advertising, vi posso lasciare quindi alla restante parte del video. Buona visione! Questo paesaggio bellissimo, no, comunque ci va. Beh, bello però, eh. Comunque no, una foto, eh. Absolutely. Absolutely foto. Comunque è veramente pieno di deltaplani che mi si sfrantumano in faccia. Ah, veramente molto bello, guarda che roba. Sì. Tac, San Bernardino Pass. E siamo a... non si sa. 2066 metri. Ci hanno salutato, saranno dei fans, immagino. Ah. Ma guarda che roba che c'è... l'isola nel lago. Wow. Beh, questo è da dronare, eh. Che bello. Piazzati là dove c'è l'erba sulla tua sinistra, dove c'è il palo. Magari gira la moto così sembra che sei nel senso di marcia giusto. Ti piazzi qua e faccia le foto con la bandiera, il lago, la montagna dietro. Allora aspetta che vado a girare. Ah, guarda che qua c'è uno spazio più bello. Ma qua c'è l'isola per fare la foto. Ah, e allora aspetta che mi giro qua. Luna Colombo va a girarsi in Nord Africa. Mi giro dove voglio. Tic. Tic. Girata, tic. Torni dietro, tic. Guarda qua, guarda che bello. Fans, siamo in cima a San Bernardino. Tic. Ecco Luna Colombo che è arrivato, è andata a fare inversione in un altro stato. Tic. 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 Guardate che roba. Wow, guarda l'isola, l'isola sperduta. Qua ci vuole una bella, bellissima foto. Sì. Con la bandiera della Svizzera. Che sventola, guarda che roba. È proprio bello.
Bene, fans, adesso ci fermiamo qua, facciamo qualche foto e cercheremo di far volare anche il drone. Siamo qui, appena giù dallo Splugenpass. Beh, giornata notevole anche oggi. Easy moto.